ragione c'era di scrivere un libro, del resto hai la possibilità di parlare ogni giorno in televisione, sui giornali, di fare interviste, qualcuno dice che ne faccio troppe, effettivamente qualcuno dice che sono un po' troppo prezzemolino, effettivamente forse è così, forse però diciamo sono un decimo di quelle che ogni giorno mi vengono offerte, ma io credo moltissimo, in modo assolutamente fondamentale, nell'importanza della comunicazione, della possibilità di capire, di conoscere per fare la lotta alla corruzione, così come è stato fondamentale fare lo stesso ruolo nella lotta alla mafia. Credo che sia fondamentale provare a capire che cos'è la corruzione, credo che sia fondamentale provare a capire qual è il danno che fa la corruzione, credo che sia fondamentale provare a capire quali sono i caratteri disastrosi di questo male, di cui proverò a dire qualche cosa per comprendere come sia importante vincerlo e superare quello che è stato per lungo tempo una grandissima sottovalutazione del fenomeno. Sottovalutazione del fenomeno che ha fatto sì che nessuno si scandalizzasse se per esempio quando si sono verificati i fatti corruttivi dell'Expo quei soggetti che erano stati imputati erano gli stessi che erano 20 anni fa avevano partecipato a Tangentopoli, cioè dopo si sono scandalizzati, però attenzione, in quella vicenda si è verificato un fatto eclatante: quei signori non si nascondevano quando si occupavano di appalti, avevano formato un'associazione a Milano che si chiamava Tommaso Moro, che grande ironia della sorte, l'uomo dell'utopia in mano a 4 corruttori, diciamo avevano fondato un'associazione, entravano nei partiti politici, incontravano imprenditori in pubblico, in alberghi di primissima categoria a Roma, vedevano, diciamo, entravano nelle segreterie dei partiti e interloquivano da destra, a sinistra, a centro, da tutte le parti, avevano contatti con le stazioni appaltanti come se nulla fossero, si occupavano formalmente di appalti, non si nascondevano e nessuno aveva nulla da ridire. Io ho detto qualche volta esagerando, ma fino a un certo punto, è come se noi trovassimo normale che un soggetto condannato per pedofilia tornasse a fare l'insegnante in una scuola materna. Non era molto diverso, non era molto diverso, ma la cosa incredibile è che nessuno si scandalizzava di questo che è avvenuto, fermo restando che si sono scandalizzati dopo, quando sono stati arrestati, ma anche se non fossero stati arrestati, restava il dato secondo me gravissimo, che quei soggetti erano tornati sul luogo del delitto, lo avevano fatto in modo normale. Uno di quei soggetti era stato persino rieletto in Parlamento utilizzando un nome falso, una cosa ai limiti dell'incredibile, perché in Italia capitano anche queste cose, malgrado fosse ineleggibile perché condannato con una sentenza passata in giudicato. E allora questo passaggio, la sottovalutazione del tema, sottovalutazione del tema che io credo sia l'elemento fondamentale che rende la corruzione molto più pericolosa di quanto non appaia, nel senso che a molti non è chiaro quanto la corruzione sia davvero pericolosa, a molti non è chiaro il collegamento che c'è per esempio fra corruzione e fuga dei cervelli, non è chiaro il collegamento che c'è fra corruzione e difficoltà di lavoro dei cittadini. Voglio provare a spiegarlo e poi ovviamente risponderò alla domanda, ma già sto rispondendo, perché è vero che un libro di tipo politico, ovviamente politica non è una brutta parola, politica diventa una brutta parola quando qualcuno lo parla con le deviazioni, ma poi non c'è scritto da nessuna parte che la politica la devono fare solo i partiti, anzi è sempre capitato che la politica e l'elaborazione la facessero soggetti diversi dai partiti, i partiti dovrebbero attuarla, non dovrebbero fare affari come qualche volta capita. Il tema allora qual è? Perché la corruzione per esempio è un danno al sistema economico generale? Perché fa un danno a tutti i cittadini? Proviamo a fare un esempio banale per capire, e quello che qualche volta mi capita di ridire anche nelle scuole ai ragazzi, che c'entra la corruzione con la fuga dei cervelli? Ma tutto sommato la corruzione a chi ha che vedere? Qualcuno che vince un appalto piuttosto che un altro? Attenzione, noi siamo in un paese in cui fino a qualche anno fa si diceva che con questi fenomeni bisognava imparare a convivere, bisognava trovare il modo di gestirli, che tutto sommato la corruzione non era neanche un danno, la corruzione faceva muovere l'economia, la corruzione in fondo consente di fare, secondo qualcuno, è stato teorizzato in modo chiaro, è stato teorizzato in modo esplicito, persino con riferimento alla mafia, quando si disse che bisognava trovare il modo di convivere con i fenomeni mafiosi. E non lo disse un cittadino qualsiasi, lo disse un ministro della Repubblica, e non 50 anni fa
come pure era capitato con Palermo, lo ha detto 6-7 anni fa. Proviamo a capire perché la corruzione fa danno al sistema paese, provando da un esempio banale. Tizio vince un appalto perché fa parte di una consorteria di potere, perché paga le tangenti. Allora potremmo dire sì, ma chi ha fatto danno? Alla pubblica amministrazione, perché tutto sommato ci sono dei funzionari che non si comportano bene, e a 10-12 ditte che hanno partecipato a quell'appalto. E alla fine a chi ha fatto danno? A nessuno. Perché comunque quel lavoro si farà lo stesso, comunque c'è qualcuno che i soldi li fa muovere nell'economia, c'è qualcuno che dà lavoro. E questa è l'ipotesi che fino a poco tempo fa si è fatta passare. Che o vinceva uno o vinceva l'altro, non cambiava nulla, che il sistema funzionava lo stesso e che anzi i corrotti e i corruttori sono più intelligenti perché sono capaci di far muovere la macchina, perché fra l'altro la burocrazia è mobile. E tutto sommato noi siamo in grado, attraverso la corruzione, di far muovere persino il mondo. Proviamo invece a vederla da un altro lato, questo esempio. Tizio vince perché fa parte di un centro di potere, perché vince gli appalti, perché paga la corruzione. Tizio non avrà nessun interesse a migliorare la struttura della sua impresa. Che se ne frega di dimostrare di essere bravo? Non interessa a nessuno che lui sappia fare davvero i lavori. Perché vince gli appalti non perché è bravo, ma perché paga. E tizio che vince gli appalti perché paga allontana i soggetti bravi, allontana i soggetti bravi che non entreranno mai, non proveranno mai a confrontarsi in quel mondo, in quel settore, perché sanno di non avere chance, perché non si vogliono sporcare le mani, perché non vogliono avere danni da porre, per contrapporsi a questo mondo. C'è un problema vero di concorrenza, ma andiamo avanti. Che cosa accade però quando Tizio deve assumere i soggetti che lavorano per lui? Mica prenderà i migliori ingegneri, se stiamo parlando di lavori pubblici, mica prenderà i migliori tecnici o i migliori avvocati o i migliori commercialisti, no, lui prenderà quelli che gli saranno raccomandati dal sistema, quelli che il sistema gli impone di dire gli amici degli amici, e questo farà sì che i bravi, i meritevoli, quelli che non hanno punti di riferimento e che non fanno parte di questo mondo sono esclusi. Questa è una delle ragioni della fuga.